Aspetta, ne vorresti uno vivo? Non posso testare soggetti morti. Tieni. Questo cos'è? Un sedativo speciale. Catturane uno e portalo qui prima che si riprenda. Ci sono molto vicina, Deacon. Manca poco. Sì, signora. Oh. Ne volevi uno vivo? Ecco, ti accontentata. Oh, merda, Cristo santo! Capitano, è pisciato sulla moto. E colonnello non vuole animali domestici sull'isola. Il tenente ha bisogno di una cavia. Ah, vedo che andate molto d'accordo. Tu e il tenente Whittaker. Faccio solo il mio lavoro, signore. Bene, è la cosa migliore. Il colonnello non ammette amicizie tra soldati e ufficiali. Oh, no. Questo non è il mio caso. Bravo. Perfetto. Signor, sì. Ok. Sono organismi biologicamente incasinati. È complicato calcolare il dosaggio. Aspetta, fermo. Ok, ci sono. È su questo che sto lavorando. Resiste ancora qualche secondo. Tienilo. Così. Non so cosa ci hai messo, ma quella roba picchia parecchio. Cazzo! Aspetta, tu non vuoi creare un'arma biologica? Oh mio Dio, stai cercando una cura. Speravo. Una volta recuperata la linea cellulare alla Cloverdale, di poter creare anticorpi in grado di contrastare gli effetti del virus. Gesù. Ma tutte le ricerche e tutti i mesi di lavoro non hanno portato a nulla. Non posso salvarli. Non esiste modo per invertire il processo. Rialzati, resisti sempre e riprova. Non hai visto cos'è successo? Le cellule di quel bambino sono letteralmente esplose. È per questo che non puoi mollare. Cosa? L'hai chiamato bambino. Sai quante creature come lui ho ucciso? E non mi è mai passato per la testa che un tempo fossero persone. Ho conosciuto una ragazza che parlava così dei furiosi. Per lei erano persone malate. Credevo che fosse matta, ma in realtà la vedeva come te. Pensi che sia matta? No, no. Anzi, sei la prima sana di mente che incontro da 2 anni. Ricordo la notte in cui ci siamo separati. E la verità è che non ti ho persa quando sei salita su quell'elicottero, ma la sera dopo... Io e Boozer siamo arrivati al campo profughi in cui pensavamo di trovarti. Ma i furiosi erano ovunque, gli elicotteri bruciavano e le urla erano strazianti. Abbiamo lottato, abbiamo vinto, ma restavano solo corpi. Corpi dappertutto. Ho guardato in faccia ogni singolo cadavere, saranno stati un migliaio o più. Ho controllato uno a uno, quella è la notte in cui ti ho perso. E Boozer... Boozer, lui ha cercato
Ha cercato di tenermi in piedi per i 2 anni successivi, ma io ero come svuotato, me ne fregavo. Poi ho visto in cielo un elicottero della Nero e ho iniziato a sentire qualcosa. Così ho pensato, vaffanculo, fanculo! Perché se ancora viva la troverò e fuggiremo in moto senza guardare indietro. Non voglio far parte di una milizia, combattere una guerra o vivere in uno schifo di campo. Perché sei ancora qui, allora? Sono qui per te. Ti dedichi anima e corpo alle ricerche. Non hai mai smesso di lavorare. Mentre gli altri pensano solo a sopravvivere, tu cerchi di salvare il mondo. Sì, beh, senza troppa fortuna, direi. Quindi rialzati. Resisti sempre. E riprova. Torniamo alla Cloverdale. Servono attrezzature e tutte le informazioni possibili. Sul serio? Mi aiuteresti? Sì, certo. Perché so che tu credi in questo. Non arrenderti. Andiamo a nord. Quello è l'unico modo. Fingeremo di cercare scorte. Sì, ma senza tornare. Come 2 disertori. Se dovessero prenderci, finiremo alla forca. Ma saremo insieme. Signora? Sì? Dick, il colonnello ti cerca. Sì, vado. Fai i bagagli e torno presto. Grazie. Sì, signora. Caporale St. John. Colonnello. Siamo pronti? Sì, colonnello. Sì, signore. È tutto in ordine. Il carico è sulla moto. Non sono sicuro di capire. L'arma del tenente Weaver, infine, è pronta. Dobbiamo solo testarla. Cazzo, sì. Inceneriamo un'orda? Qualcosa non va, caporale? No, signore, no. Splendido. Non vedevo l'ora. Così mi piaci, ragazzo. Signori, questo è l'inizio di una nuova era. Coraggio. Tenente Weaver, con me. Signor, sì. Ok, io credo che... Io credo che dovresti aspettare qui e lasciar fare a me. Cosa? Vuoi farti ammazzare? No, per questo preferisco andare da solo. Senti, non possiamo affrontare un'intera orda in una volta sola, neanche con le super Molotov di Weaver. No. Quindi... penso che scenderò lì. Mi farò notare, attirerò un gruppo per volta, poi correrò come un dannato. Troverò un modo... per rallentarli e piazzare qualche trappola. Poi li faccio esplodere tutti. Senti, se usciamo allo scoperto in 2 sarà il caos. Rischiamo di attirarceli contro a vicenda. Meglio se resti qui. Tieni d'occhio la scena. Se si mette male, scendi in moto e mi tiri fuori da lì. O hai un piano migliore? Non ce l'ho. Altre Molotov e munizioni nelle borse della moto. Bene, bene. Mi tornerà utile. Che abbiamo qui? Ripetimi il piano. Come ho detto, tutto sta nel rallentarli. I bastardi adorano ammucchiarsi, salire l'uno sull'altro. Se trovo uno spazio stretto in mezzo a camion, edifici o altri ostacoli, a loro servirà tempo per passare. E non appena avrò guadagnato qualche metro... Li farai saltare in aria. Esatto, ripeti il trucco un po' di volte e... addio, orda. Questo è il piano. Questo è il piano. Buona fortuna. La fortuna non c'entra. D'accordo.
Yeah.
Ok. Chissà cosa c'è qui. Potrebbe servirmi. Perfetto. Sarà utile. Non lo sapevo. Ah!
John, Lord alla razza. Sì, il concetto è quello. Non piace così. Preso, sì. Un'intera orda. Sì, alla grande! Alla grande! È fatta. Grazie a te. Grazie, Weaver. Sembravi invincibile. Mai visto niente del genere. Hai mai avuto un'orda alle calcagna? Tutta questione di adrenalina. Possiamo vincere. Il colonnello ha ragione. Ehi! Allora? Mi spiace, tenente. Oh, merda. Non è andata. Dovrei trovarti un nuovo lavoro. E come ci ha funzionato? Davvero? Devi esserci, li abbiamo inceneriti. Oh, cazzo! Stanotte si festeggia alla mensa ufficiali. Oh, certo! Sento già odore di promozione. Vieni con noi. Sai una cosa, vi raggiungo più tardi. Devo sbrigare una faccenda. Va bene, come vuoi. Questa è l'ultima. Attento a non rompere niente. Alcuni oggetti sono insostituibili. Che succede? Dov'è il tenente? Caporale St. John? Mi dispiace, signore. Nessun problema. Tutti i ricercatori più importanti sono stati trasferiti. Trasferiti? Dove? Perché devo consegnare le scorte che mi aveva chiesto. Sì, capisco. C'è stato un... Facciamo due passi. Vieni. Mi spiace, ma sono gli ordini. Matt, non puoi farlo. Non puoi tenermi chiusa qui dentro. Capitano. Il signore disse a Noè: entra nell'arca con la tua famiglia, poiché tu solo sei degno dinanzi a me in questa generazione. Ma di che stai parlando? Mi dispiace, tenente. Puoi? Colonnello, aspetta! Ehi! Hey. Tutto ok? Tutto ok. Signora, ho trovato le scorte che aveva chiesto. Va bene, vieni. Sto lavorando a un nuovo incarico. Si tratta di veleno. Ascolta. Quando lo trovi, stai attento. Il minimo errore può costarti caro. Ricevuto. Ti porto via da qui. Grazie. Sì, signora. Sembra giusto. Ehi, Weaver. Oh, caporale St. John, vieni, entra. Da un'occhiata alla mia casetta. Mi piace come l'hai sistemata. Niente male, eh? Se avessi fallito, dove sarei? Ah, in una grotta più fredda da quella parte. Sì, l'ho saputo. Neanche lei l'ha presa troppo bene, vero? Direi di no. Ti serve qualcosa? No, sono a posto. Aspetta però. Potresti farmi un favore? Lo senti? Che cosa? Esatto. Niente. Il colonnello ha qualche problema con la musica. Deve essere un mennonita. Ce l'hanno con il ballo. Come? Il ballo. I mennoniti amano la musica, ma non la danza. Lasciamo stare. Ah, davvero? Comunque mi servono cuffie e un lettore MP3. Insomma, quello che c'è. Dei suoni. Stai scherzando? Ti pare che scherzi? Ok. Grazie. Signore, io... Sai, quando ero giovane... esploravamo molto spesso le caverne alla ricerca di scritture rupestri dei Modok e incisioni risalenti a millenni fa. Sai, i primitivi non hanno mai vissuto in queste grotte, nel freddo e nell'oscurità.
Ma guarda noi. Guarda come siamo caduti in basso. Colonnello, stavo... Il soldato che usciva in missione per i tenenti Whittaker e Weaver, l'uomo che hai sostituito, ha disertato. Ha fatto irruzione nelle mie stanze private e ha portato via con sé una sacra Bibbia. Beh, la rivoglio indietro. Sì, signore. Ho segnato sulla mappa la sua ultima posizione. Puoi andare, caporale. Beh, vuoi assaggiare? Fai pure. Grazie, caporale. Sei stato attento. Questa roba è tossica. Sì, sì, certo, signora. Ascolta, un piano. Non c'è tempo per le spiegazioni, ma tornerò qui tra poco. Preparati a tagliare la corda, ok? Caporale. Non ti ho ringraziato. Riposo. Thank you.